Buongiorno Fagnano, ben ritrovati al video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Ricominciamo questo appuntamento settimanale dopo la pausa estiva e iniziamo subito con quella che è la statistica del mese di luglio dell'anno 2024. Sono nati un bambino, è nato a Fagnano, sono decedute 16 persone e il 31/7 la popolazione di Fagnano era composta da 12.463 persone. Come sempre un benvenuto al nuovo arrivato in questo caso e un abbraccio di cordoglio e condoglianze a tutte quelle persone che hanno perso i loro cari. Ecco, se in questo caso la statistica può sembrare abbastanza importante, c'è un dato da tener conto che molto spesso non si conosce, ma Fagnano in realtà è un paese in controtendenza per il numero di nascite. In uno dei prossimi video magari vi faccio un check su quello per farvi capire quanti sono i bambini nati sul nostro territorio. Restiamo sulla parte delle informazioni e sono giunte da più parti, via Loreto, via Aldo Moro, piazza Frodo di Dio, via Isonzo, la segnalazione di pali dell'illuminazione pubblica spenti. Il comune ha già provveduto a segnalare questi pali dell'illuminazione all'ente gestore e nel sole. Ci sono dei piccoli problemi tecnici che ci auguriamo nelle prossime settimane verranno risolti. Pertanto, quello che mi tocca fare, come molto spesso vi chiedo, è un po' di pazienza, però sappiate che tutti i guasti sono già stati segnalati, in alcuni casi non si tratta neanche dei pali ma proprio della centralina, e quindi ci auguriamo che per la fine di settembre questo problema che affligge le nostre vie pubbliche sarà risolto. Abbandono dei rifiuti nei cestini che servono per le piccole cartacce che ci portiamo dietro, e quindi l'abbandono dei rifiuti domestici in quelli che sono i cestini e segnalazioni varie che arrivano dai cittadini. Allora, Fagnano è un paese che è coperto per gran parte da telecamere. Ovviamente le telecamere non coprono tutto l'interezza del territorio del Fagnano, ma ci sono. L'importante qual è? Quando bisogna fare segnalazione, se io la sera vedo che il sacco, il bidone della pattumiera è vuoto e la mattina vedo che è pieno, segnalatelo alla polizia locale, il luogo, il momento esatto, quando è avvenuto, perché è l'unico modo che abbiamo per riuscire ad andare a trovare chi fa queste cose che sono degli illeciti. Pertanto dovete segnalarlo tramite i canali ufficiali, la polizia locale, il protocollo, perché sui social, io ho già detto, posso controllare, ma non posso essere sempre presente sul social a vedere quello che viene segnalato. Il social, Facebook in questo caso, non è il protocollo del comune di Fagnano, e quando si chiede magari in un post di intervenire quanto prima, non penso che sia Mark Zuckerberg che va a intervenire per sistemare la pulizia dei cestini o raccogliere rifiuti. Quindi cerchiamo di essere più efficaci, va bene denunciare sui social per magari attirare l'attenzione su questi fatti, ma allo stesso tempo usare i canali ufficiali perché ci servono appunto per arrivare nel modo più efficace a risolvere i problemi. Monkeypox è stata dichiarata dall'OMS l'emergenza per un aumento di questo virus soprattutto in Africa. Sul sito istituzionale del comune è stata inserita ieri una news che dà delle informazioni anche per chi vuole accedere appunto al vaccino del vaiolo delle scimmie. Vi invito semplicemente ad entrare sul sito del comune e lì troverete tutte le informazioni necessarie. Gli eventi del fine settimana è sabato 31 agosto alle ore 20 presso il cortile dell'ex oratorio femminile. Inizia la 12ª lucciolata organizzata da Avisaido, le iscrizioni vengono fatte proprio sul posto. Sempre sabato alle ore 21 il terzo concerto del Festival Fagnano in Musica, in scena il gruppo latinoamericano Arcuba. Il concerto si terrà nel cortile del Castello Visconteo e l'ingresso è gratuito. Domenica 1 settembre la Proloco propone il tradizionale mercatino degli hobbisti in piazza Mercato, piazza della Repubblica, dalle ore 9 alle ore 16, quindi riparte un po' anche questo giro. Ci portiamo avanti di una settimana e vabbè, penso che non lo debba ricordare che il 7 di settembre ci sarà la notte bianca a Fagnano, ma ne parleremo meglio nel prossimo video. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.